Barnaba! Che sveglia da mamma. Ti rendi conto che ti comporti come un ragazzino e c'hai 40 anni? 38? Io voglio un figlio! Ma non lo sai che per noi donne la scadenza viene molto prima? Ma che è la scadenza? Ma che è un figlio e uno yogurt? Un mio vecchio amico sacerdote parlava della necessità di eseguire dei lavori di restauro nella sua chiesa. Potrebbe essere un buon inizio, no? Magari. Certo, solo che... Che? La chiesa è a Napoli. No! Un chiacchè! Se tu domani non vai a prendere il posto da mio fratello, tu a questa casa te ne vai. Coglione! Mi sono appena specializzata con un dottorato sull'estetica propedeutica dell'inconscio e influenza onirica nell'arte moderna. Ma è grave. Signor. Sempre sia lodato. Sanato, se avete sentito, mi date un segno. Ma tu sei imbaccata. Parla, va. L'avete uccisa? No, non sono stato io. Un artista che soffre della sindrome di Stendhal è come un fioraio che soffre di allergia. Come per un pasticcere soffrire di diabete. Come per un musicista essere sordo. Come Beethoven. Chi? Jacopo! Jacopo, sono Barnaba! Jacopo, piacere, posso dormire qua solo stanotte? Mi butto! No, ma com'è che tenta sempre il suicidio continuamente questo signore? Perché l'ex fidanzata l'ha lasciato. Non si lascia con uno, si mette con un altro. Capito, però l'ha abbandonato sopra l'altare. Buttatevi! Qua ci arrestano per reato di rovinamento matrimonio. Non dovevo venire. Jacopo mi ha regalato una fantastica villa sul mare. Sì, vabbè, ma piccola. È il regalo per il figlio che gli darò fra 6 mesi. Sì, vabbè, ma piccolo. Questa niente fa... Le donne sono geneticamente perfette. Stronzo! Per fare la guerra. Sindrome. Sirene, e che ci fa con questo? Non lo sa che a Napoli non piove mai?